Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Qual è la differenza tra un uomo comune che nasce in Italia ed uno che, per esempio, nasce in Francia, la quale è più areligiosa, senza religione, dell'Italia? La differenza è che in Francia la percezione del diritto individuale proviene anche dalla retorica nazionalista. La Francia è grande, i francesi hanno combattuto sugli oceani contro l'Inghilterra, i francesi hanno fatto l'illuminismo, i francesi hanno conquistato l'Europa con Napoleone, la Francia ha sconfitto la Germania 2 volte, la Francia è una potenza nucleare, la Francia siede nel Consiglio di sicurezza dell'ONU e chissà cos'altro ancora. Mentre in Italia tutte queste cose sono assenti. Non perché manchino esempi lodevoli successivi all'impero romano, ma perché, essendo comunque associati alla Chiesa cristiana, sono stati azzerati, resettati quanto ad importanza, fino ai movimenti partigiani della Seconda Guerra Mondiale. Prima dei partigiani, il vuoto, il nulla, il niente. Riassumendo, a partire dal 1946, in Italia c'è stato l'avvento della democrazia e tutto è andato benino nel riconoscimento dei diritti individuali, nell'economia e nella politica in genere, fino agli anni 80, ossia fino a che gli italiani avevano un minimo dell'essenziale della religione. E adesso indaghiamo cosa hanno fatto i preti dell'essenziale della religione. O il Concilio Vaticano II è stato per l'uomo comune, oppure non è stato per l'uomo comune. Affinché il Concilio Vaticano II fosse stato vantaggioso per l'uomo comune, era fondamentale che ribadisse l'essenziale della religione, ossia l'intervento di Dio a favore dell'uomo comune. Perché l'essenziale della religione permette di vivere e di agire nel mondo indipendentemente dalle decisioni dei potenti e dalla propaganda su come vivere la vita trasmessa dalla scuola, dalla TV, dal cinema, dai videoclip musicali, dalle serie TV, eccetera. Ma gli obiettivi principali del concilio sono stati altri, come ammette involontariamente il cardinal Walter Kasper nella sua lettera del 2013, Interpretazione e ricezione del Vaticano II, un concilio ancora in cammino, pubblicata dall'Osservatore Romano, in cui ha scritto: non basta neanche avere cura soltanto delle questioni di riforma interne alla nostra Chiesa. Queste sono interessanti solo per gli insider.
Un paio di esempi di questioni di riforma interne sono state l'ecumenismo verso i protestanti e il dialogo verso le altre religioni. Cosa potevano interessare ad un italiano comune queste modifiche? Nulla. Cosa hanno però comportato all'uomo comune queste riforme interne per far contenti i protestanti e le altre religioni? La perdita dell'essenziale della religione. Questa indagine serve per mostrare le varie correnti ideologiche che animarono i 2400-2200 vescovi del Concilio, l'assenza di un obiettivo a beneficio dell'uomo comune, l'assenza della preoccupazione per la predicazione della religione, le scorrettezze che l'estrema minoranza modernista dei vescovi utilizzò per ingannare l'assemblea e i papi, ma anche alcune scorrettezze di Paolo VI verso alcuni gruppi di vescovi. Tuttavia, che il Concilio si sia comportato male o che abbia fallito verso qualcosa di importante, è proibito dirlo. Infatti, sin da subito, sin dal termine dei lavori, il Vaticano II ha beneficiato di una difesa che è stata addirittura oltre la dogmaticità. È stata nella acriticità. Ossia, è accettato che il Concilio possa essere migliorato, ma solo nella direzione dello spirito del Concilio. Non può assolutamente essere criticato per riportare qualcosa alla Chiesa precedente, ossia quella da Pietro a Pio XII. No. Come insinua sempre Casper nella sua lettera. Quale direzione indica la bussola del Concilio e dove conduce il cammino della Chiesa cattolica nell'ancor giovane XXI secolo? Resta nella fiducia credente di Giovanni XXIII o fa il cammino a ritroso verso sterili atteggiamenti di difesa? Visto? Riportare qualcosa alla situazione precedente, ossia a Pio XII, non sarebbe un riparare un errore. No, sarebbe un andare a ritroso, ossia al contrario. Sarebbe improduttivo e sarebbe non propositivo. Allora, il trucco utilizzato per silenziare le critiche è quello di associare il Vaticano II all'azione dello Spirito Santo. Per cui criticare il Concilio significherebbe addirittura peccare contro lo Spirito Santo. Bene, allora indaghiamo se lo spirito del Concilio, che ha sostanzialmente eclissato la religione dalla cultura della società, coincida con lo Spirito Santo. Indaghiamo lo svolgimento dei lavori conciliari. E poi, nell'indagine successiva, vedremo anche l'attuazione più importante del Concilio, il cambiamento della messa. Il diario di Monsignor Pericle Felici
sul concilio. Per indagare i lavori conciliari saranno utilizzate due fonti, una più breve ed un'altra più specifica. Per cominciare, su www.rossoporpora.org si trova una piccola raccolta di un libro di 600 pagine sul vescovo Pericle Felici. Questi fece parte della commissione preparatoria del concilio. In seguito fu il segretario generale del concilio e, a motivo dei lavori conciliari, ha sempre avuto rapporti diretti e regolari sia con Giovanni XXIII sia con Paolo VI. Pericle Felici teneva un diario privato, su cui annotava di giorno in giorno le sue vicende. Indaghiamone alcune. Le parentesi tonde sono del testo originale. Il concilio? 2 mesi di durata. 30 aprile 1960, 2 anni e mezzo prima del concilio. In udienza da Giovanni XXIII. Per il Papa, la celebrazione del concilio dovrà durare non più di 2 mesi. E questo sarà possibile se la preparazione sarà accurata. Prometto, Pericle Felici, che faremo del nostro meglio. Da questa informazione si può indagare due argomenti: la durata del concilio e la sua preparazione. La durata. Alla fine, complessivamente, il concilio è durato 4 sessioni e 3 intersessioni, per un totale di 3 anni e 2 mesi di lavori. Ma come si ricava anche da questa illusoria previsione di Giovanni XXIII, il termine del concilio non era prestabilito, ma esso è stato rinviato di volta in volta all'avvicinarsi della scadenza della sessione. Quando non si riusciva a trovare una larga maggioranza di approvazione dei documenti, allora il Papa era costretto a programmare un'ulteriore sessione di lavori affinché si trovasse un nuovo compromesso. La preparazione. Come preparò il concilio Giovanni XXIII? Cosa fece per cercare di farlo durare un paio di mesi, come sperava 2 anni e mezzo prima dell'inizio dei lavori? Giovanni XXIII ebbe l'iniziativa di preparare gli schemi dei testi da votare sulla base proprio dei suggerimenti dei vescovi che li avrebbero poi votati. Lo si ricava dal motu proprio Superno Dei Nutu del 5 giugno 1960, ossia un mesetto dopo l'auspicio della durata di 2 mesi fatta a Pericle Felici. La commissione pre-preparatoria ha svolto con grande diligenza il compito che l'abbiamo affidato. Ha contattato l'Episcopato, ossia vescovi, per ricevere consigli e suggerimenti sugli argomenti da trattare in concilio. E dopo aver accuratamente predisposto il materiale contenuto nelle 2000 e più risposte inviate da vescovi e prelati e indagatore. Qua c'è il prossimo video.